è costretto a fermarsi per il maltempo il comprensorio Corace, quando era in vantaggio per 1-0 al 77esimo, quindi nel secondo tempo, nei confronti della Sersalese, e quindi è dovuta rimanere fermo, però le inseguitrici non ne approfittano. Chiaramente la Sersalese deve recuperare con il comprensorio la partita, se ricordiamo che con le nuove regole ripartiranno dal momento in cui la partita è stata sospesa e non si riparte più dall'inizio come succedeva una volta, mentre il Pianopoli viene sconfitto alle Castella dall'Amatori per 2-1 e quindi resta in terza posizione e non ne approfitta per balzare al primo posto della classifica. Chi ne approfitta invece in questo campionato di seconda categoria nel girone C, quello della delegazione di Catanzaro, è l'Amaroni, che vincendo per 2-0 con il San Nicola Carvizzi, con le reti di De Vito e di Olivadotti, si porta nelle posizioni alte della classifica, esattamente al quinto posto a 9 punti insieme con Sersalese e Amatori Le Castella. Siamo all'inizio in questo campionato, anche se, come ricordavamo spesso, questo è un campionato molto breve, perché essendo solo 10 le squadre, 18 sono, quindi siamo a un terzo del campionato per alcune, mentre per quelle che devono recuperare siamo ancora in meno. Purtroppo incappa in un'altra sconfitta, questa volta in casa, la terza consecutiva, la Polisportiva Palermiti, che perde anche contro il Petronà, uno scontro che poteva dirsi scontro diretto in quanto erano ultima e penultima. Adesso il Palermiti rimane ultimo in classifica e viene staccato da 4 punti dalle altre squadre, e quindi deve stare attento perché rischia la retrocessione diretta.